Amici fantallenatori, bentornati da Carmi Special. Scusate se la poca voce, ma ormai questo lunedì veramente ho avuto una sfiga clamorosa su altre situazioni che non sto qui a dirvi, ma lasciamo stare. E oggi ci mettiamo anche sta sfiga della voce. Andiamo a vedere come viene costruita una squadra in diverse tipologie di fantacalcio. Andremo a vedere i parametri che vengono considerati e anche la gestione del budget. Attenzione che tutte le informazioni che vedete oggi sono molto indicative, poi vanno rapportate alla tipologia di asta che andrete a fare, alla vostra lega. Insomma, ci sono varie variabili, ma alcune di queste le noteremo oggi in video. Quindi vi esorto a lasciare un bel like, perché c'è tanto lavoro dietro, tanti grafici, anche un grafico nuovo che utilizzeremo molto quest'estate per analizzare i giocatori e le squadre. Quindi se siete incuriositi, guardate tutto il video, perché nella parte finale non vi scoraggiate per la lunghezza del video, però vi assicuro che sarà tutto molto interessante. Poi ci vediamo stasera in live dalle 21 qui su YouTube, e poi dalle 22 ci sposteremo anche su Carmi Special TV, che è sulla piattaforma Viola. Quindi seguitemi su entrambe le piattaforme. Andiamo a vedere le slide che vi ho preparato, ragazzi. Ci ho lavorato tantissimo, spero supporterete il tutto e poi mi direte la vostra anche nei commenti. Come vedete, le ho preparate in una nuova colorazione, perché in questa settimana andremo a trattare appunto temi come strategie, gestione budget, ok, questo genere di argomenti. Quindi una nuova colorazione, ok, cambiamo un po'. Oggi parliamo appunto della costruzione della rosa e della gestione del budget, diciamo di base, ok? Di base, poi come detto ci sono strategie, gestioni differenti, noi vedremo la gestione di base. Partiamo dai parametri di valutazione, cioè quei parametri che ci faranno capire se la nostra rosa verrà costruita bene, cioè meglio, è stata costruita bene, e quindi parametri da considerare all'inizio per poterla costruire bene. Partiamo dalla solidità degli 11, cioè quanto sono titolari e integri i giocatori più forti che noi abbiamo, quelli che vanno a comporre la nostra formazione. Questo è importante perché, come vedremo poi l'andamento di questo parametro, nei fantacalcio chiaramente più numerosi inizia a essere fondamentale avere una formazione molto molto solida. Lo vedremo tra poco. Profondità panchina. Questo aspetto chiaramente nei fantacalcio molto numerosi diventa sempre più importante e chiaramente ci può dare, è un aspetto che va considerato soprattutto nel momento in cui la formazione titolare inizia a non essere solida, quindi è collegato anche al primo parametro, lo vedremo più avanti nel dettaglio. L'esplosività degli 11, anche qui si analizza la formazione, diciamo, titolare, gli uomini più forti, e andiamo a valutare quanto sono esplosivi, cioè quanto sono pericolosi a livello di bonus, ok, anche nella singola giornata. Lasciamo stare il discorso costanza, ok, che vedremo tra poco, ma andiamo a valutare semplicemente quanto esplosiva quella formazione, ok, cioè quanti bonus potenzialmente mi può portare quella formazione ogni giornata, ok. Chiaramente anche questo parametro cambierà al variare delle tipologie di fantacalcio. La costanza degli 11, questo invece è un parametro quasi opposto, nel senso che andiamo a valutare semplicemente quanto costanti sono i giocatori che compongono la nostra formazione, cioè di quanto ci possiamo affidare a quei giocatori in modo tale che possano portare frequentemente delle buone valutazioni. Poi, come altri parametri, c'è la forza di ogni singolo reparto, che anche qui, al variare della tipologia di fantacalcio, varierà l'importanza che avrà quel reparto in quella particolare lega. Ok, non è che l'importanza di un reparto è per tutti i fantacalcio uguali, no, andremo a vedere come cambia l'importanza di un reparto all'interno di una tipologia di fantacalcio rispetto a un'altra. Ok, andiamo invece adesso a vedere le variabili da considerare. Ci sono alcune variabili che vanno appunto messe in considerazione per modificare eventualmente i nostri parametri che abbiamo appena visto. Il regolamento, innanzitutto, la variabile principale, perché se c'è imbattibilità, magari mi cambia la forza del portiere, se c'è appunto il modificatore mi cambia la forza della difesa, ma come vedremo cambia anche la profondità di rosa e poi capirete il perché. Insomma, ci sono tanti aspetti legati al regolamento. Chiaramente l'esperienza degli avversari, perché in una lega magari con gente magari
più inesperta, ecco, sarà più semplice magari avere una rosa più profonda, anche una rosa un po' più esplosiva negli 11, quindi va valutato anche l'esperienza degli avversari, perché quello va anche ad equilibrare magari le rose, quindi saranno meno, la vostra magari sarà meno forte, ok? Meno esplosiva. Lo storico della Lega, perché chiaramente se siete campioni in carica magari vi potrebbero fare asta contro, ma se siete invece magari venite da stagioni un po' negative potreste avere vita un po' più facile, quindi anche questo può essere considerato. La data dell'asta, perché un conto è fare l'asta a mercato chiuso, magari un altro è farla a mercato aperto, dove vanno considerate anche l'aspetto soprattutto della solidità, con appunto anche l'aspetto del calciomercato, quindi attenzione anche a questo aspetto. E poi i casi particolari, l'abbiamo visto appunto con l'arrivo anche del Covid o anche dei diciamo in questo caso quest'anno il mondiale, soprattutto, no? C'è un mondiale di mezzo, tanti turnover, o meglio tanti turni infrasettimanali, quindi bisogna anche considerare questi aspetti. Il mio consiglio è immaginare tutte le conseguenze di queste variabili, cioè prendere una variabile, in questo caso il regolamento, ok, il regolamento come incide sui parametri che abbiamo visto precedentemente, in quest'altro modo, che okay, ci andiamo a segnare tutto e andiamo a immaginare anche appunto l'eventuale strategia che ne consegue, va bene? Adesso andiamo a vedere i parametri. Prima vi mostro un andamento generale che proviene, da dove ho ricavato tutti i dati. Da una tabella che vi avevo già creato l'anno scorso, ora non vi chiedo di leggere tranquilli quella tabella, lo so che è mini cicciola, non vi preoccupate, è minuscola, però... ho estrapolato tutti i dati che avevo inserito già più di un anno fa, credo fosse, forse 2 anni fa, non mi ricordo benissimo. Comunque, la vecchia tabella dove c'erano i parametri comunque ancora validi per tutte le varie leghe, per le varie tipologie più utilizzate di leghe, e sono andato a trasformarli appunto in andamenti, in grafici che adesso andremo ad analizzare. Questo è quello generale, cioè la costruzione della rosa del fantacalcio valutata con diversi parametri e il loro andamento al variare dei fantacalcio. Quali sono le tipologie di fantacalcio che ho considerato? Quelle principali: fantacalcio a 6, a 8, a 8 con modificatore, a 10, a 10 con modificatore, a 12, a 12 con modificatore. Quindi già così raggruppiamo non dico la totalità di leghe, ma la gran parte. Poi chiaramente se avete l'imbattibilità cambiate determinati parametri. Se avete, non so, altri modificatori, cambiate altri parametri, ok? Questi sono i più generali possibili. E perché vi voglio mostrare questo grafico che è molto più piccolo e compatto? Adesso li andremo ad analizzare nello specifico. Perché così vi rendete conto, se li andate a guardare i parametri, ad esempio il primo, la solidità degli 11, come vedete ha un andamento che va crescendo. Mentre quello successivo, la profondità della panca, fa una sorta di sali e scendi. Il terzo, l'esplosività, va calando al variare della tipologia di lega, quindi al variare del numero di partecipanti anche, ok? Quindi è per darvi una panoramica proprio messi a confronto con i vari parametri. La stessa cosa per la gestione del budget, le percentuali del budget, che vedete sono gli ultimi 4 parametri, anche lì i portieri vanno salendo, stessa cosa difensori, mentre gli attaccanti vanno scendendo. Quindi questo ve l'ho mostrato semplicemente per darvi una panoramica e un confronto tra di essi. Andiamo invece nel dettaglio. Partiamo dalla solidità degli 11. La solidità, ragazzi, chiaramente è fondamentale analizzarla e costruire una squadra solida, soprattutto quando siamo in leghe molto numerose, in leghe anche con modificatori, perché se costruiamo una rosa, una formazione soprattutto che possa sfruttare il modificatore, chiaramente quei giocatori che andiamo a sfruttare devono essere molto molto forti. Idem ad esempio se costruiamo il 4-3-3, chiaramente i 3 centrocampisti devono essere abbastanza forti, ok? Idem le 3 punte, soprattutto magari anche numerose. Quindi al crescere del numero dei partecipanti e anche inserendo il modificatore aumenta l'importanza della solidità. Io, ragazzi, ho messo delle percentuali, ok? Si può ipotizzare, ad esempio, con quella percentuale che su 100 leghe la rosa magari che vince ha appunto una solidità dagli 11 alta, ok? La migliore, ok? Questo è il discorso della percentuale, però comunque è per dare una valutazione, come se fosse i voti da 1 a 10, ok? Comunque, come vedete, in un vanta 6 magari ci possiamo permettere una rosa, o meglio una formazione meno solida. Perché? Perché mi si infortuna un giocatore, anche che è uno dei miei più forti, il mio sostituto comunque sarà un giocatore valido, ok?
Capite? Mentre se in una Lega 12 mi si cioè, prendo il Dybala, l'Ibrahimovic, mi si infortuna tutta la stagione, comunque tante giornate, il mio sostituto chi è? È una pippa magari, è un giocatore scarso, non all'altezza del mio titolare. Invece in un fantacalcio a 6 posso facilmente alternare giocatori forti. Capite questa differenza al variare del numero dei partecipanti? Quindi attenzione a questo aspetto. Andiamo a vedere invece il parametro profondità panchina. Questo è particolare. E infatti l'andamento, come vedete, non cresce solo al numero dei partecipanti, ma diminuisce nel momento in cui interviene il modificatore. Quindi fantacalcio a 6, 50% messo. Fantacalcio a 8, 70%. Ad esempio scende al 65, fantacalcio a 8 con modificatore. Ora, mettete in caso in pausa il video per capire il perché con modificatore la profondità della panchina è diciamo inferiore con modificatore di difesa. Vediamo se lo capite, per caso mai mettete in pausa il video. Perché? Perché ragazzi, praticamente è chiaro che il centro, innanzitutto mettendo un 4-3-3 ci potremo permettere chiaramente un po' più scommesse anche a centrocampo, che quindi se gli ultimi slot non sono dei titolarissimi non è un problema. Voi mi direte: sì, ma Carmi, a prescindere se io non utilizzo il 3-4-3 ma utilizzo il 4-3-3, comunque mi devo coprire di più in difesa. Io vi dico: avete ragione. Ma la copertura in difesa è molto più agevolata del centrocampo, ragazzi. Perché? Perché ogni squadra di Serie A mette come minimo in media 4 difensori, se non addirittura a volte 5. Ok? Quando ad esempio le squadre che giocano col 3-5-2, ad esempio, giocano con due esterni che talvolta vengono considerati difensori e più i tre centrali. A meno che non cambieranno le regole, quegli esterni verranno classificati sempre come centrocampisti, e quindi a meno che nel vostro listone la situazione è differente, spesso sono di più. Comunque, considerando anche i moduli 4-3-3, insomma, ci sono tante volte che comunque i titolari sono più numerosi appunto per quanto riguarda il reparto di difesa. Attenzione però a un aspetto. Chiaro che i centrocampisti vengono anche sostituiti, quindi nel campo adesso delle 5 sostituzioni questa cosa si riequilibra. Però un conto è che quel giocatore sai che parte titolare, quindi sei coperto davvero, un conto è che tu hai sì la possibilità che ti subentri, ok? Quindi per questo quando diciamo interviene il modificatore la profondità panchina diciamo viene un po' meno, nel senso che comunque siamo più facilmente coperti con la difesa, ok? Però questo poi cambia magari da fantacalcio a fantacalcio, come detto siamo lì comunque, l'importanza è abbastanza simile, va bene? Andiamo invece adesso sull'esplosività degli 11. Chiaramente la formazione più esplosiva la potremo avere in un fantacalcio a 6, ok? Ed è fondamentale che in un fantacalcio a 6 io abbia una formazione molto esplosiva, cioè un super attacco, un attacco mostruoso dei centrocampisti molto pericolosi. In quel modo io mi posso portare a casa facilmente il fantacalcio. Invece in un fantacalcio a 12 io posso tranquillamente vincere il fantacalcio, oppure una formazione con zero esplosività costante, soprattutto con un modificatore magari mi può servire la costanza ancora di più per quanto riguarda i bonus del modificatore, pochi malus magari, insomma mi porta a casa diverse vittorie, ok? Quindi l'esplosività come importanza diminuisce all'aumentare del numero dei partecipanti, chiaramente anche perché le rose saranno sempre meno esplosive anche le formazioni, ma anche perché, come detto, vi basterà anche meno per vincere, mentre per vincere in un fantacalcio a 6 dove ci sono tanti bonus, tanti gol, tutte le squadre forti, vi serve veramente una squadra molto esplosiva, dovete fare più di 78 spesso per vincere, ok? Andiamo invece adesso sulla costanza. La costanza, ragazzi, è fondamentale nelle leghe molto numerose e soprattutto nelle leghe con modificatore, dove vedete scatta un bel po' in più, tant'è che un fantacalcio a 10 con modificatore la costanza è ancora più importante di un fantacalcio a 12, proprio perché dovrete sfruttare quei difensori che selezionate che devono essere molto costanti comunque come valutazioni. Ok, quindi questo è abbastanza semplice da capire. Chiaramente in un fantacalcio a 6 può avere anche giocatori magari un po' più discontinui ma esplosivi. Nei fantacalcio a 10 e a 12, chiaramente soprattutto con modificatore, ti serviranno giocatori molto molto costanti che ti possono far arrivare facilmente al 72. Quindi scattando con i bonus, soprattutto prendendo anche meno malus. Ok, andiamo invece adesso sulla forza dei reparti. Il portiere, innanzitutto, nel fantacalcio a 6, ragazzi, non è importante, soprattutto perché? Perché
perché abbiamo vasta scelta anche a livello di pacchetti e soprattutto perché anche che io subisco un gol, due gol, magari ogni giornata perché il mio pacchetto non è super top, nel momento in cui io riesco a fare veramente una formazione esplosiva e a fare tanti punteggi, magari quel punto, quei due punti di malus vengono, diciamo, nascosti. Ma in leghe molto numerose, a 10, a 12, che sia con modificatore sia senza modificatore, è fondamentale avere meno malus possibili. Questo proprio perché, diciamo, avendo pochi bonus, dobbiamo anche avere meno malus, ok? Altrimenti ci arriviamo difficilmente alla soglia del 72 o comunque alla soglia goal successiva, ok? Quindi al diminuire dei bonus, che è normale per una lega numerosa, ok? Per una rosa costruita in una lega numerosa, chiaramente la formazione sarà meno potente, ci saranno meno bonus. Però, così come diminuiamo i bonus, dobbiamo cercare di diminuire i malus. Quindi costruire o con la porta top, magari se riusciamo, se non ci riusciamo, studiando bene gli abbinamenti in modo tale da riuscire a limitare un po' i danni, ok? Fondamentale. Andiamo sulla difesa. Per la difesa, invece, lo sappiamo, è il reparto più bistrattato, molto poco considerato. A parte quando c'è il modificatore, chiaramente lì, come vedete, sono i tre, diciamo, fantacalcio a 8, a 10 e 12 dove c'è il modificatore, lì chiaramente l'importanza della difesa e la forza che deve avere la difesa è più alta. Attenzione, per forza, non si intende per forza gestione del budget dispendiosa, significa proprio che la selezione dei nomi deve essere fatta in un determinato modo, i giocatori devono essere abbastanza forti, poi magari li paghiamo anche poco, dipende da lega a lega. Ok, quindi però fondamentale, magari senza modificatore ce ne possiamo veramente fregare, anche in lega 12 possiamo sì prendere giocatori che ci giocano sempre e concentrarci sugli altri reparti, ma se c'è modificatore cambia totalmente questa cosa e lo vedremo tra poco anche con il nuovo grafico. Per quanto riguarda il centrocampo, invece, anche qui va a calare non solo al numero dei partecipanti che aumentano, ma anche con l'ingresso soprattutto dei modificatori. Okay? In realtà, se notate, infatti, non cala, scusatemi, non cala con l'aumentare del numero dei partecipanti, cala di poco da quel punto di vista, ma cala tantissimo, cioè cala un bel po' quando c'è il modificatore. Perché? Perché chiaramente ne schieriamo uno in meno, schierando sempre tre centrocampisti, quindi andiamo a compattare tutto in tre slot piuttosto che in quattro, utilizzando il 4-3-3. Ok? Quindi per questo, quando ci sono gli scalini, è proprio quando interviene il modificatore. Ok? Andiamo invece per quanto riguarda l'attacco, che vi ho sempre detto, ragazzi, è il ruolo principale per vincersi un fantacalcio. Questo non vuol dire, attenzione, che il fantacalcio non si può vincere senza un attacco forte, cioè con degli attacchi magari non fortissimi. No, si può vincere anche il fantacalcio con degli attacchi scarsi o normali, ma non è quella cioè la statistica principale. La maggior parte dei fantacalcio si vince con degli attacchi ben costruiti o esplosivi. Ok, mi raccomando, non è che dovete prendere un caso vostro particolare e farne la regola. No, la regola è la maggior parte dei casi, ok? E in questo caso, appunto, chiaramente all'aumentare del numero dei partecipanti e all'inserimento del modificatore, chiaramente la forza d'attacco può diminuire nella valutazione e nella costruzione della rosa. Questo perché? Perché chiaramente all'aumentare anche del numero dei partecipanti si vanno a distribuire anche i giocatori forti, chiaramente, quindi possiamo anche lì avere una lega magari molto equilibrata, dove comunque l'attacco è sempre decisivo, non scende mai sotto al 60-70% come importanza, però va anche considerato magari nel caso ci sia il modificatore la difesa, quindi col modificatore bisogna considerare se la squadra è abbastanza equilibrata e soprattutto va considerato anche ad esempio i malus che abbiamo in porta, eccetera, eccetera. Ok? Quindi è fondamentale sempre l'attacco, però è più importante soprattutto in Lega 6 a 8 è ancora più decisivo. Ok? Poi, come detto, non va dimenticato negli altri tipologie di lega. Andiamo invece adesso a classificare il tutto per singolo fantacalcio. In teoria potevo interrompere qui il video e dividerlo in due parti, però dai, velocemente andiamo a fare un resoconto per ogni tipologia di fantacalcio. Guardate qui, il nuovo grafico che utilizzeremo quest'estate, il radar, l'ho preso, diciamo, dal percorso che ho fatto adesso di match analyst di osservatore, ok, ho fatto i corsi e quello che ho voluto estrapolare è anche questo. Lo andremo a utilizzare per analizzare squadre e giocatori, quindi è una chicca clamorosa di quest'estate.
Come vedete, ho messo tutti i parametri per farvi capire come è distribuita, ok, per ogni singolo fantacalcio. Chiaramente nel fantacalcio a 6 è sbilanciata verso l'attacco, verso l'esplosività e verso la forza del centrocampo. Gli altri parametri sono molto ristretti perché meno fondamentali. Chiaramente, quindi bisogna avere una formazione esplosiva, un attacco mostruoso, come detto, un centrocampo con alto potenziale. La distribuzione del budget generale è questa. Portieri sotto il 3%, ragazzi, con 3 crediti io vi faccio una bella porta, in Fantacalcio 6, anzi, recuperate il vecchio video di tanti anni fa sulla strategia per Fantacalcio 6, è mostruosa, ok? Diciamo difesa, anche lì, low cost, io ho messo 12%, ma col 10% ci puoi fare porta e difesa in un Fantacalcio 6, recuperate, come detto, quella vecchia strategia. Centrocampo, un bel 25% almeno ci può stare, ok? E attacco, ho messo 60%, ma in realtà, come detto, io ci arrivo in Fantacalcio 6 a volte anche con di più, 70%, ok? Proprio perché voglio un attacco super super top, due top almeno, un secondo slot come terzo attaccante, quindi voglio un super attacco esplosivo, ok? Andiamo a vedere invece il Fantacalcio 8. Chiaramente qui i parametri si iniziano ad equilibrare, ok? Cambia completamente. Inizia a essere più importante magari la costanza, un po' meno esplosività e forza d'attacco, però comunque si discosta ancora poco dal fantacalcio a 6. Quindi una formazione ancora esplosiva, un attacco ancora molto forte, prima era mostruoso, qui molto forte, un centrocampo con un buon potenziale, prima era alto il potenziale, ok? Quindi si diminuisce un po' la forza di attacco del centrocampo, però comunque deve essere ancora una formazione molto esplosiva. La gestione del budget aumenta chiaramente per i portieri, che la situazione è differente, ma ancora in Fantacalcio 8 si può riuscire a fare dei bei pacchetti anche non prendendo il top al 10-12%. Volendo. Quindi io di media ho messo il 5% perché col 5% comunque 5-6% si può fare ancora un buon pacchetto ben studiato e avere un rendimento simile comunque a quello dei top. Poi va costruito bene, ragazzi. La difesa ho messo 15% perché complessivamente un 20% tra porta e difesa si può utilizzare senza modificatore, 25% per il centrocampo e 55% per l'attacco. Si può anche tranquillamente arrivare al 60% volendo, si può anche scendere al 50%, vedete voi, poi ve la gestite come volete. Questi sono parametri, diciamo, generali di base. Col modificatore cosa cambia? Allora, nel radar ho inserito entrambi, con e senza modificatore, per evidenziare chiaramente la differenza, che è maggiormente sulla difesa, chiaramente. Come vedete, senza modificatore quello grigio di prima, grigio scuro, con modificatore quello chiaro che va a spingersi un po', sulla difesa e anche un po' sulla costanza. Ok, quindi importante questo aspetto. Quindi una formazione ancora esplosiva. Attenzione, anche che un 4-3-3 deve essere comunque esplosivo nei tre di centrocampo e nei tre d'attacco. Un attacco molto forte, un centrocampo ancora con buon potenziale e una difesa costante. Ok, quello è anche una cosa da non sottovalutare. La distribuzione del budget chiaramente qui si gonfia un po' per la difesa, sgonfiando un po' il centrocampo. Si possono anche spendere un po' di più per la difesa, però dipende. In un Fantacalcio 8, secondo me, si può fare ancora una difesa forte spendendo poco, in teoria. Andiamo in Fantacalcio 10, come cambia? Chiaramente qui si allarga completamente dall'altra parte sulla profondità della panca, ok? Sulla costanza. E soprattutto anche per la porta inizia a essere importante come parametro la forza della porta. Ok, quindi una formazione innanzitutto solida, inizia a essere importante anche la solidità degli 11. Formazione costante, ok, panchina profonda, come vedete sono tutti parametri adesso, non solo singoli ruoli. Un attacco ancora forte perché ancora l'attacco è decisivo. E come detto, questo è la distribuzione che metto, intorno al 7% perché chiaramente si alzano anche i costi, quindi si può fare magari un semitop abbinato, ad esempio in porta, un 18% per la difesa, si dovrebbe riuscire comunque a fare una buona difesa senza spendere troppo, anche, anzi vi dirò di più, il 18% è anche tanto, 25% per il centrocampo, è ancora buono per fare comunque un centrocampo decente, magari senza andare a prendere per forza il top. È un 50% per l'attacco che vi permette di farvi ancora quell'attacco forte che è necessario. Ok? Potete chiaramente arrivarci anche un po' più poveri. Andiamo nel Fantacalcio a 10 con modificatore. Ragazzi, chiaramente anche qui ho messo il confronto. Si spinge tantissimo di più la difesa, si spinge ancora un po' di più la solidità e soprattutto la costanza. Quindi, con Fantacalcio a 10 con modificatore, è fondamentale una formazione solida,
molto costante, ragazzi, molto costante. Se c'è un pannello al 110, un modificatore, la difesa lo dovete sfruttare tanto. Attacco forte e difesa molto costante, ok? Perché sarà uno degli aspetti principali che vi può portare a vincere il fantacalcio. Ok, come vedete, infatti sale al 20%, ad esempio, il budget generale dato per una difesa con modificatore, ok? A 10 sono tanti crediti, in teoria si può spendere anche meno se siete bravi o in una lega non troppo complicata, ok? Magari riuscite a farla con una cifra inferiore, ok? Andiamo invece adesso a vedere a 12 cosa cambia. Chiaramente, ragazzi, si va per la profondità, si va soprattutto per la solidità, si va ancora per la costanza e la porta, ragazzi, la porta diventa ancora più importante. Quindi una formazione molto solida, una panchina molto profonda, una formazione molto costante, come detto, simile a quella del 10, porta molto forte. Quindi quasi quasi, non dico che è più importante dell'attacco, però ragazzi, una porta ben costruita o comunque solida vi permette veramente di avere meno sconfitte, ok? Perché comunque avrete meno malus, i bonus, come detto, magari ne ottenete uno o due bonus ogni giornata, la mancanza di malus magari vi permette di vincere quella giornata, quindi attenzione. Quindi 10% come vedete per la porta, si va a prendere un top se riusciamo, costa 11-12%? Ce lo possiamo mettere, ragazzi, ok? Non vi preoccupate. 20% per la difesa, ok? Ma possiamo spendere di meno. In realtà per la difesa magari possiamo anche limitarci senza modificatore. Possiamo spendere di meno. 25% per il centrocampo e 45% per l'attacco. Anche se per l'attacco magari ci arriverei un po' più ricco rinunciando a qualcosa in difesa. Attenzione a questo aspetto. Visto che comunque andremo a prendere magari il top. Dipende da questo aspetto. Fanno calcio a 12 con modificatore, come cambia? Cambia chiaramente col valore della difesa, che qui ho messo, ragazzi, anche molto importante come budget, però chiaramente la costanza e la solidità devono essere ancora più fondamentali, quindi formazione molto solida, formazione molto costante, porta molto forte, perché è ancora importante, difesa molto costante, cioè la difesa ovviamente deve essere il vostro cavallo di battaglia, insieme magari sia a degli attaccanti che portano frequentemente bonus, e soprattutto una formazione molto costante. Va bene? Questa è la distribuzione generale del budget, 10% per la porta, 25% per la difesa, ma si può abbassare a 20%, a 18%, ok? Valutate in base anche alla difficoltà della vostra lega, 25% per i centrocampisti, che effettivamente con modificatore si può abbassare, ma essendo in 12 non sarà facile prendere tre giocatori forti, quindi si può abbassare eventualmente un po' il centrocampo per spingere un po' di più l'attacco, quindi arrivare in attacco con più del 40%, va bene? E questo, ragazzi, queste erano le analisi fantacalcio per fantacalcio. Scusate se il video è arrivato a quanto, vediamo un po', mamma mia, mezz'ora di video, speravo, potevo effettivamente dividerlo in due. Se siete arrivati fino a questo punto, mettete un hashtag analisi completa, va bene? Detto ciò, ragazzi, che dire, spero di aver aiutato coloro che sono alle prime armi, ma anche coloro che sono un po' esperti a ripassare un po' tutte le varie tipologie di parametri che vanno considerati nella costruzione della rosa e che poi vanno a condizionare la gestione del budget. Quindi se noi diamo determinate percentuali per la gestione del budget è perché di base dobbiamo considerare dei parametri che vanno appunto a costruire per la nostra rosa, ok? E a dare una valutazione, va bene? Detto ciò, ragazzi, vi rimando alla live di stasera alle 21, dove appunto parleremo anche di questo argomento, di strategie, gestione budget e non solo, alle 21 qui su YouTube, alle 22 sulla piattaforma Viola, va bene? Un abbraccio da Carmi, alla prossima, ciao!